Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. La carriera calcistica di Giuliano Giuliani, tra i portieri della Serie A più talentuosi tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, fu fulminea sia nell'ascesa che nella caduta. La sua morte improvvisa a soli 38 anni segnò un tragico epilogo, abbandonato da quel mondo che pochi anni prima lo aveva celebrato. Questa è la storia di Giuliano Giuliani, la solitudine dei numeri primi. Giuliano Giuliani nasce a Roma il 29 settembre 1958 in una famiglia di umili origini. Trascorre i primi tre anni in Germania, poi si trasferisce ad Arezzo dagli zii, mentre i genitori cercano di guadagnarsi da vivere. A 14 anni inizia a giocare a calcio nella squadra locale, il Gabos. Da ragazzo perde entrambi i genitori, la madre in circostanze drammatiche, uccisa dal suo nuovo compagno dopo la separazione. Inizia come centravanti, ma presto diventa il portiere titolare della squadra, bruciando le tappe. Dopo il settore giovanile passa alla prima squadra, militante nella terza categoria toscana. Il Torino lo nota, ma i suoi zii si oppongono al trasferimento. Giuliani passa all'Arezzo, che decide di puntare su di lui. Con un'altezza di 1,81 m e un peso di 77 kg, scala le gerarchie sotto la guida del suo mentore Mario Rossi, sogna di emulare il suo idolo Ricky Albertosi. Nella stagione 1976-77, complice la difficile situazione economica dell'Arezzo, esordisce in Serie C. A Reggio Calabria i toscani perdono e quella rimane la sua unica presenza nella prima stagione da professionista. Gli infortuni degli altri portieri gli permettono di trovare più spazio nelle stagioni successive, 8 presenze nel 1977-78 e 13 nel 1978-79. Nella stagione 1979-80 Giuliani diventa titolare giocando 30 partite in Serie C1 e subendo solo 15 gol, contribuendo significativamente al campionato dell'Arezzo che sfiora la promozione in Serie B. Il nome di Giuliano Giuliani diventa molto chiacchierato durante il calciomercato estivo del 1980. Alla fine è il Como del presidente Mario Beretta, neopromosso in Serie A, ad aggiudicarsi il suo cartellino. Arrivato come vice di Vecchi, Giuliani riesce a ritagliarsi il suo spazio e colleziona le sue prime 4 presenze in Serie A. Il suo debutto nella massima serie avviene il 9 novembre 1980 al Comunale di Torino contro i Granata allenati da Rabitti, che schierano giocatori come Zaccarelli, Graziani e Pulici. Giuliani compie diverse parate importanti, ma deve arrendersi a un gol di Graziani. I Lombardi pareggiano nella ripresa con un gol di Nicoletti e la partita termina 1-1. Nella seconda stagione Giuliani si guadagna il posto da titolare. Tuttavia la squadra non è abbastanza competitiva e alla fine retrocede in Serie B. Giuliani accetta la situazione e rimane con i Lariani per le successive 3 stagioni in cadetteria, contribuendo alla promozione in Serie A nella stagione 1983-84. Difende la porta del Como in una delle stagioni più memorabili della Serie A, in cui giocano campioni come Maradona, Platini, Zico, Falcao, Socrates e Junior. Sotto la guida di Ottavio Bianchi, il Como disputa un ottimo campionato, concludendo la stagione al 9° posto. Dopo un eccellente torneo, nell'estate del 1985, Giuliano Giuliani viene scelto dal Verona per sostituire Claudio Garella, il portiere dello Scudetto, ceduto al Napoli. Giuliani è un portiere poco spettacolare, ma molto concreto e costante, che basa il suo gioco sulla regolarità sul senso della posizione. Con il Verona di Osvaldo Bagnoli, fresco di uno storico scudetto, ha il privilegio di disputare la Coppa dei Campioni. L'avventura europea si conclude prematuramente agli ottavi di finale nel derby contro la Juventus, in 2 gare segnate da pesanti polemiche arbitrali. In campionato invece la stagione è deludente e i campioni d'Italia terminano al 10° posto. Tra i 37 gol subiti da Giuliani, uno dei più memorabili è quello segnato da Maradona dai 40 metri. Prima che diventino compagni di squadra, il rapporto tra il portiere e il numero 10 argentino è segnato dai diversi gol subiti da Giuliani e dai 2 rigori, un record, parati al Pibe de Oro. Il primo rigore parato avviene durante il 3-0 del Verona contro il Napoli, in una gara che rischia di compromettere il primo titolo dei partenopei. Il secondo rigore lo neutralizza un anno dopo nella vittoria del Napoli per 4-1 a San Paolo. Nel mezzo Giuliani offre numerose prestazioni solide, intervallate da pochi errori. A livello caratteriale, Giuliano Giuliani era agli antipodi del calciatore moderno.
Riservato e schivo, si potrebbe definire oggi un professionista serio. Spesso appariva con un'aura malinconica, probabilmente un residuo della difficile infanzia che aveva vissuto. Anche nei momenti di gioia, il suo sorriso era appena accennato e mai plateale. Il suo lato creativo si esprimeva nella passione per l'arte e le gallerie, interessi certamente inusuali per un calciatore. Come il messicano Jorge Campos, amava disegnare personalmente le divise che avrebbe indossato in campo. Da geometra, pensava anche alla realizzazione di un laser per misurare la distanza della barriera. Alla fine dell'estate del 1988 viene premiato dal CT dell'Italia Olimpica, Francesco Rocca, con la convocazione come dodicesimo per le Olimpiadi di Seul. In quella squadra, teoricamente molto forte, è la riserva di Stefano Tacconi della Juventus e davanti al giovane Gianluca Pagliuca, che ricopre il ruolo di terzo portiere. Tuttavia gli azzurri incappano in una delle sconfitte più pesanti della storia della nazionale, un KO per 4-0 contro lo Zambia, che pur non compromettendo il proseguimento del torneo lascia il segno con l'Italia che chiuderà quarta nel torneo a 5 cerchi. Dopo 3 stagioni trascorse a difendere la porta del Verona, il rendimento elevato di Giuliano Giuliani spinge Ottavio Bianchi, l'allenatore che lo aveva già guidato da giovane al Como, a volerlo con sé al Napoli. Il club partenopeo aveva infatti deciso di allontanare i ribelli che, secondo la società e il presidente Corrado Ferlaino, con il loro comportamento alla fine della stagione avevano contribuito a cedere la vittoria dello scudetto al Milan di Sacchi. Tra gli epurati, oltre a Giordano, Ferrario e Bagni, c'è anche Garella. Giuliani eredita nuovamente la porta di Garella, sostituendo l'estro e l'imprevedibilità del portiere torinese con la sua serietà e regolarità. Era stato vicino a firmare con l'Inter, che sembrava sul punto di rompere con Walter Zenga, ma alla fine si accasa a Napoli. La stagione 1988-89, la sua prima all'ombra del Vesuvio, è positiva e ricca di soddisfazioni. In campionato gli azzurri diventano i principali avversari dell'Inter dei record di Trapattoni, chiudendo con un brillante secondo posto. Arrivano in finale di Coppa Italia e soprattutto vincono una storica Coppa UEFA. Il cammino di Giuliani in Europa è altalenante, decisivo nel percorso della squadra di Bianchi, ma viene ricordato soprattutto per 2 errori sui gol di Gaudino e Klinsmann nella doppia finale contro lo Stoccarda, più che per le grandi parate nei turni precedenti. Nonostante la memoria calcistica sia spesso breve, Giuliani è fondamentale in diverse partite. All'andata dei sedicesimi di finale, allo Central Stadion contro il Lokomotiv Lipsia, compie almeno 4 parate decisive che permettono alla squadra di pareggiare 1-1 in Germania. Est. Nei quarti di finale contro la Juventus e nella semifinale di andata al San Paolo contro il Bayern Monaco, dove realizza un autentico miracolo su Olaf Ton, una delle stelle dei bavaresi. A Napoli Giuliani corona anche il suo sogno d'amore, sposando la bella Raffaella del Rosario, modella e conduttrice televisiva. La coppia organizza la luna di miele in Polinesia, trascorrendo giorni felici, insieme a Diego Maradona, la sua fidanzata Claudia e tutto il suo entourage. Nonostante Giuliani e Maradona abbiano caratteri opposti, con il portiere che non ama la vita notturna e gli eccessi tipici del fuoriclasse argentino, tra loro nasce una forte amicizia. Questo è un periodo molto positivo per Giuliani, che nel novembre del 1988 viene convocato da Zelio Vicini nella nazionale maggiore per l'amichevole contro l'Olanda. La partita si gioca all'Olimpico di Roma e con l'assenza di Zenga, Giuliani è ancora una volta la riserva di Tacconi. Tutto sembra indicare un futuro roseo per il portiere che insieme alla moglie Raffaella aspetta una figlia. Tuttavia nell'autunno del 1989 un evento sconvolge per sempre la sua carriera e la sua vita. Maradona infatti invita tutta la squadra a Buenos Aires per il suo matrimonio con Claudia Villafane. Raffaella, avendo partorito da poche settimane e dovendo prendersi cura della figlia Jessica, non può partecipare. Giuliani partecipa da solo a quella festa, caratterizzata da sfarzo, lusso, risse, eccessi e situazioni a luci rosse. Anche se è difficile immaginare una persona seria come Giuliani lasciarsi andare in un simile contesto, è probabilmente lì che si consuma il dramma che segnerà la sua vita. Giuliani resta il portiere titolare del Napoli anche nella stagione 1989-90, ma il suo rendimento è altalenante e a un certo punto perde il posto a favore di Raffaele Di Fusco. Riconquista comunque il ruolo da titolare fino alla conquista del secondo scudetto del Napoli, il primo per lui. Nella gara decisiva contro la Lazio contribuisce in modo determinante con alcuni interventi preziosi. In nazionale Giuliani, chiuso dai due mostri sacri Zenga e Tacconi, compete con Pagliuca per il ruolo di terzo portiere ai mondiali del 90, ma alla fine viene preferito il collega della Sampdoria. L'idillio tra Giuliani e il Napoli si interrompe improvvisamente. Il portiere cresciuto ad Arezzo non parteciperà alla Coppa dei Campioni,
poiché a 32 anni passa all'Udinese in Serie B, mentre il Napoli acquista Giovanni Galli del Milan per sostituirlo. In un curioso intreccio del destino, Giuliani si ritrova ancora una volta a prendere il posto di Garella, per la terza volta nella sua carriera. Nel 1991, dopo appena 3 anni di matrimonio, Raffaella lascia il padre della sua bambina Jessica, nata solo 2 anni prima. Un demone insidioso e mortale stava iniziando a farsi strada nel corpo e nell'animo di Giuliani, ma nessuno, tranne la sua ex moglie, poteva saperlo in quel momento. Giuliani disputa 2 buone stagioni in Serie B, contribuendo in modo significativo alla promozione dell'Udinese in Serie A nel 1992. Nel massimo campionato gioca quella che sarà la sua ultima partita, il 6 settembre 1992, nella vittoria per 2-1 contro l'Inter. Durante quella gara si infortuna gravemente e non scende più in campo per il resto della stagione, che vede la squadra salvarsi dopo lo spareggio con il Brescia. Decide quindi di ritirarsi dal calcio giocato a 34 anni. La precoce fine della carriera di Giuliani alimenta chiacchiere e sospetti, finché un giornale sportivo, in tempi in cui la privacy non era tutelata come oggi, lancia lo scoop: Giuliani all'AIDS. Il portiere, senza confermare né smentire, reagisce con sdegno: bastardi, sono solo capaci di mettere in giro voci. Purtroppo però è tutto vero. Giuliani, che era sempre stato un ragazzo serio e responsabile, aveva contratto il virus dell'HIV a causa di un rapporto sessuale non protetto con una donna, probabilmente proprio durante la festa di Maradona in Argentina. Quell'unico errore aveva causato la fine del suo matrimonio, ancor peggio, aveva messo a serio rischio la sua salute e la sua stessa vita. A quei tempi la sieropositività era ancora stigmatizzata come una malattia che colpiva omosessuali, prostitute o tossicodipendenti. Dai giorni felici, la sua vita si trasforma in un inferno. Prima ancora del ritiro, nel maggio del 1993, Giuliani viene coinvolto in un'oscura vicenda e arrestato dalla polizia di Udine con l'accusa di possesso di cocaina finalizzata allo spaccio, salvo poi essere rilasciato immediatamente. Conclusa la carriera calcistica, si trasferisce a Bologna, dove gestisce un negozio di abbigliamento. Tuttavia le sue condizioni di salute peggiorano, Raffaella, la sua ex moglie, diventa la sua unica amica e confidente. Il mondo del calcio, invece, si dimentica presto di lui, lasciandolo solo al suo destino. Per alcuni anni si perdono le tracce di Giuliani, la tragedia si consuma il 14 novembre 1996. Giuliani ha 38 anni e si alza presto per accompagnare a scuola sua figlia Jessica. Dopo averla salutata con un bacio all'entrata, si avvia a piedi verso casa, ma lungo il tragitto accusa un malore e si accascia a terra. Ha la febbre alta, una brutta bronchite e una tosse persistente. Viene ricoverato d'urgenza al reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Quella stessa sera, intorno alle 21, l'ex portiere muore, ufficialmente per le complicazioni legate a una crisi polmonare. Una morte strana, in condizioni normali, per chi solo pochi anni prima era un calciatore professionista. Dal nosocomio non emerge alcunché. Il mondo del calcio offre solo un formale cordoglio e nient'altro. Giuliani, il portiere che aveva contribuito ai trionfi del Napoli, viene rapidamente dimenticato. La verità sulla sua morte verrà alla luce solo nel nuovo millennio, grazie alle testimonianze dell'ex moglie Raffaella del Rosario, che ha denunciato più volte l'indifferenza e il silenzio nei confronti di suo marito. Giuliano è morto a soli 38 anni, ricorda l'ex moglie in un'intervista del 2018 alla Gazzetta dello Sport, lasciando una bambina, Jessica, che all'epoca aveva 7 anni. Ci siamo conosciuti a una festa nel 1987, fu amore a prima vista. Lui calciatore, io presentatrice TV, poi il matrimonio che durò dall'88 al 91, fino a quando non mi confessò la malattia. Il giorno in cui mi disse tutto era più triste del solito. Scoprì di avere l'AIDS dopo un test con l'Udinese, mi guardava ma non diceva niente. Poi improvvisamente, senza fermarsi, mi confessò di aver fatto degli esami e di aver contratto il virus dell'HIV. Fu come un pugno nello stomaco, ero senza parole, ma dentro di me mi chiedevo, perché proprio a me? Com'è potuto succedere? Lui, che non aveva mai fatto uso di droghe, che era un atleta, che non amava la vita notturna. Pian piano, a voce bassa, mi confessò di avermi tradita una volta, solo una volta. Un'avventura il 7 novembre 1989 al matrimonio di Maradona a Buenos Aires. Io non potevo andare perché avevo appena partorito. Per me sono stati 6 mesi d'inferno, dovetti sottopormi a dei test, era un'agonia. Per fortuna non ero stata infettata, ma non potevo più stare con un uomo che mi aveva tradita, così l'ho lasciato. Ma sono rimasta l'unico sostegno di una vita che stava per finire. Anche quando ho saputo che stava molto male in ospedale, sono corsa da lui. Purtroppo non ho avuto nemmeno il tempo di capire, di parlare coi medici. Quella sera stessa Giuliano è morto a causa di una crisi polmonare causata dallo stato avanzato della malattia.
Quando Giuliano si ammalò, racconta Raffaella, lo abbandonarono. Era diventato un estraneo, lo incrociavano e fingevano di non riconoscerlo. Lui era ferito da questa indifferenza dei suoi ex compagni. Tutti sono spariti, al funerale c'erano solo gli amici di Arezzo. Nessuno ha avuto un pensiero per lui. Chiesi a Maradona e al presidente Ferlaino di organizzare una partita in suo ricordo, ma non ottenni risposta. Come se Giuliano non fosse mai esistito. Questa è la verità e la mia delusione nei confronti del mondo del calcio. A volte mi sembra di vivere in un film di fantascienza. Solo di recente ho ricevuto un messaggio da Alessandro Renica. Mi chiedeva scusa e si diceva pentito di non essere venuto al funerale di Giuliano e che lo ricorda sempre con affetto. Mi ha fatto piacere, ma è stato l'unico. Sogno di sentire il nome di Giuliano pronunciato dallo speaker dello Stadio San Paolo e gli applausi dei tifosi. È un sogno anche per mia figlia. È giusto che lei veda quanto amore i napoletani nutrivano per lui. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!